14 luglio 1970. Oggi è una data speciale. La popolazione di Reggio Calabria è scesa in piazza per rivendicare la città come capoluogo di regione, ma il governo ha deciso che sarà Catanzaro. Brava Maria, la nostra passionaria, ma raccomando, fatte sentire, eh? Così, invece di darci lavoro, ce lo toglieranno. Crediamo di avere offerto alla popolazione di Reggio tutti gli elementi per decidere. Tale programma che comporterà complessivamente... Nel diario di mia madre si parla di una rivolta, di morti e di feriti a causa di quegli scontri. Sono molto preoccupata. La città è piena di poliziotti e carabinieri e qualcuno ha anche innalzato delle barricate. Bruno, noi siamo gente che non può smettere di combattere mai. Lo fascisti. Tuo padre era solo uno dei tanti che si poneva in prima fila nelle barricate rischiando la vita ogni giorno. La città è merita di più. L'unica cosa che va a fare è liberarci. Ho ricevuto un dossier anonimo. Si fanno nomi di politici importanti. Pare che cacchetuno. Sta sfruttando a volte il rigido per i suoi interessi. Forse mio padre è stato ammazzato perché aveva scoperto delle cose che potevano rompere certi equilibri politici. Qui in Italia ci sono fatti che non capiremo mai, perché la storia è sempre stata scritta dai vincitori. Gli scontri continuano. Siamo pronti per la nostra piccola guerra. La libertà, la giustizia, lo stesso Stato sono un'illusione. Io voglio solo scoprire la verità. Noi qui siamo figli di una rivoluzione minore.